Il cammino dell'Equipe Orizzonte Catania arriva ad uno degli snodi più delicati. La compagine etnea dominatrice, finora, della stagione italiana è attesa domani ad un nuovo esame europeo che ne potrebbe accrescere forza mentale e fame di vittorie. L'andata dei quarti di Coppa Campioni in casa delle ungheresi del Dunaj Varos è gara delicata che le etnee affronteranno con particolare attenzione e fiducia nei propri mezzi. Martina Miceli, coach dell'Orizzonte, presenta così la sfida. Le insidie sono tante, nel senso che sono i quarti di finale, le prime 8 squadre d'Europa, per cui a questo punto sono tutte finali. E andare lì, poi storicamente qualsiasi campo ungherese è sempre molto caldo, è sempre difficile giocare lì. E loro sono un'ottima squadra con delle ottime individualità che fanno del contropiede e del tiro in porta, dei fondamentali di attacco la loro prerogativa principale, per cui faremo una partita molto attenta in difesa. Abbiamo preparato bene la partita, sicuramente andiamo lì per vincere, sappiamo che non sarà affatto facile, sappiamo che sarà una partita dura, ma è bello proprio questo, è bello essere tornati a giocare queste partite. Questo sarà il primo appuntamento di un periodo molto intenso. Mentalmente questa gara quanto può pesare sull'approccio a questa prima parte di marzo? Ma in teoria potrebbe pesare tantissimo, come potrebbe, non lo so, stiamo facendo un percorso, abbiamo già messo dei tasselli importanti, qualcosa di buono l'abbiamo fatto, sappiamo che non ci accontentiamo, nel senso che sappiamo che le cose che ci piacerebbe raggiungere devono ancora venire, per cui sappiamo che è un crocevia importante e che da oggi sono tutte finali e ogni partita potrebbe essere un crocevia importante. Le recenti vittorie e il percorso fatto sin qui da Garibotti e compagni suscitano grande fiducia e consapevolezza, come conferma il direttore sportivo dell'Etnee, Tania Di Mario. Sono tutte atlete ormai di una certa esperienza, quindi non ne hanno bisogno. Una squadra come il Dunaj Varos è da affrontare come una squadra ungherese. E già dicendo questo in realtà ho praticamente detto tutto. Andando là sappiamo perfettamente quello a cui andiamo incontro. Sappiamo perfettamente la loro forza, che è anche quella di giocare in casa. Comunque una gara che nell'equilibrio delle due gare comunque ha la sua importanza, essendo l'inizio. E noi sappiamo quello che dobbiamo andare là a dimostrare e penso che si siano preparate al 100%. Martina avrà visto forse un milione di video su questa squadra e mi fido di loro. Una fiducia che squadra e staff hanno saputo trasmettere a tutto l'ambiente, compreso il patron di Equipe, Giorgio Bartolini. Tanta. E noi gliela trasmettiamo tutti i giorni. Io ogni tanto faccio qualche domanda, ma come state? Sono carichissimi. Si sentono sicure della loro forza, ma più che singola, forza di, come si dice, il gruppo. È un gruppo fantastico. Abbiamo fatto bene a ospitarle, le ospiteremo finché loro vogliono. L'Equipe è fiera di loro, daranno dei grossimi soddisfazioni. A me emozionano e quindi io gli sono vicino e sono a loro disposizione. In una battuta si può dire un'eccellenza che ne ospita un'altra. Sono gli altri a dirlo. Sì, l'Equipe ne parlano bene, speriamo che ci siano anche i numeri, perché è una struttura molto costosa, però sento belle notizie, quindi, ma adesso bocca al lupo all'Orizzonte.